È iniziata la mia live esattamente insieme alla live di Bethesda. Che bravo bambino. Sei fortissimo. Minchia. Ci si impegna a farlo. State vedendo anche voi il grandangolo sopra il palco, giusto? Siamo sincronizzati. 19, 18, 17, Oh. 16, Ok, sono 15. grazie. Sono un po' indietro, spera di Vi ho pace. mandato il link sulla chat del server comunque. Sulla chat generale. 6, 5, giusto? No, io sono No. a 1, a 0000. Zero. Idem. Ah, tanto c'è sempre l'introduzione di merda. Ma come prima, io vedo nel futuro. A che punto sei te adesso, Be the Wolf? game. There is no C'è un tizio game nero con la left to barba che clear. parla It senza really all comes motivo. down to you. Yes. Cioè, c'è la gente che come tutti gli anni. Ah no, è Without vero, questa è la you, conferenza there is no Bethesda, game. dura 40 There's minuti, no i one to primi play, 15 sono no one persone to che iniziano a interact parlare a with it. Sì, caso, siccome gli esatto. piace tanto il loro lavoro per il quale gli pagano poco. Io adoro il suo accento perché sembra una minaccia a qualsiasi cosa di. Sì, è meraviglioso. Grazie. Cos'era questo silenzio? Non lo so, dove Ma viene? è il suono della verità, quel silenzio. Voglio bene a tutti quanti perché io mi sono messo d'accordo con Hook per fare queste cose, certo. Comunque niente, Ma vi ho dopo. portato Sì, ho cosa visto. qua, ovvero Ciao, vi ho portato signor arrivo che è un Tizio. grandissimo opinionista a favore di Bethesda. Salve. Ma anche lui si masturba su Emily oppure è una persona normale? Lui parlava di click ed è sbagliato. Lui parla di masturbazione e no. Oh, io non lo so. Allora, Adagio, ti sto per bannare. Senti, sono serio. Io sto per votare Giuseppe. Poni a due mani su Bethesda è tecnicamente una persona normale. Però con lui prima ho perso letteralmente 15 minuti a pippare su quale Skyrim annunceranno quest'anno. Sì, ma io voglio sapere se deve fare di Dishonored o no. No, secondo lui annunceranno il supporto per Mac tipo iOS, una cosa del genere. Probabile, probabile. E io me ne sono uscito. Allora, aspetta, Hunter, ci ho pensato ora. Scherzi Supporto personale. per Huawei. Apposta. Per Stadia, raga, Stadia. Stadia. Scherzi su Stadia. Supporto per Stadia. No, comunque, io prima scherzandoci gli ho detto, aspetta, ma penso che Dustin sia già compatibile. Con il Comunque, comodo in alamina che ha, tra l'altro perché c'era lui... Dishonored 2 Prey. Comunque, ragazzi, io adesso Sì, è voglio vero. dirvi, voglio Cos'è? dire il live e anche a voi, il riassunto della live di Microsoft. Allora. Disponibile gratis su Xbox Game Pass. No, Fine, no, questo era il riassunto. hanno annunciato cosa 60 titoli, di cui 55 saranno disponibili al lancio su Game Pass. È un capolavoro, Fastidio. Microsoft. Cioè, io li adoro. Oh, Vabbè, c'è io Prey. quello che ha annunciato Capcom, com'è che si chiamava? Non lo so, mi sono Cioè, dimenticato. Io sono impegnato a vedere che c'è Emily che uccide la gente in questa presentazione. guarda Blades, Sì, c'è guarda Blades, Blades, c'è un sacco di ragazzi. roba. Ma che roba? Prey Moon Crash, va bene. Devil Dovete vedere. Within Oh no, 2. aspetta, Wait. Blades. Rage Io 2. stavo per dire prima a Gollo, gli ho detto una cosa, quest'anno c'è un problema a Bethesda, di Prey. solito dura una quarantina di minuti. Ma quest'anno non ho un cazzo da dire. No, Wait, hanno un quest'anno ho un DLC fracco da di roba. annunciare? Che Quest'anno c'è cazzo un bel vuoi po' da di dire? roba, secondo me. Perché i gunplot già annunciati devi solo far vedere roba. E Esatto. SDLC Ma in di realtà, Epic Fuel? cioè, sembra che ci sia il multiplayer di Arkane Studios. Oh cazzo, è vero Arcane! L'IP di Arcane! Oddio, sarà un'altra arena tipo quello di Ti Microsoft. prego, mi sparo in culo se è una roba del genere, anche perché danno quei champions che è nato e morto lo stesso giorno, quindi non credo facciano un altro errore del genere. Thank you very much, how are you? Ehi, Non ci facciamo. faccio ridere sul palco! Eh? Thank you guys for being Ok, here, no, everyone è watching Heinz. around Ok, the world. va bene. Tuning in È Heinz, solo sì, Heinz chi fa? quest'anno, what the fuck? Sì, ti prego, ma guardalo, è palesemente stanco e con la voglia di morire negli occhi. Compare, dopo quello che è successo l'anno scorso, che cazzo dovrebbe fare? Minchia, l'anno scorso che merda che è stata This Bethesda. past Ma year già you che fought quest'anno demons abbiano on un Mars palco and Nazis in normale America. È Since un you were passo assassins avanti. in the Empire, Empire, adventurers in Tamriel, and survivors. Io. Prima, appunto, stavo parlando con Volo di quanto sia And stata survivors shitty in the music, wasteland. lo schifo che hanno fatto.
Tra l'altro chissà se posso mettere l'audio in italiano. Comunque no, che hanno esattamente come vi ho detto per Microsoft, ciò che sta succedendo è uguale, cioè esattamente come tutti gli anni dove sta facendo, come Microsoft arriva a tizio e dice noi siamo bravi e facciamo i giochi per voi, questo arriva e dice noi ci divertiamo un sacco a sviluppare tutti insieme. Fallout free to play. Cosa? Hai. Cosa? Ah, è vero, cazzo, che pensavo che dovevano fare Fallout 76 free to play. È vero? Vabbè, questo, guardate la voglia di vivere di quello a destra. Mentre applaude. Oh, prima, una cosa che mi sono scordato, per gol, Giorgio, la prima abbiamo ha visto tipo Enrico Papi fare il culo. È vero. C'era Enrico Papi nel culo, quindi Enrico Papi. Questa roba è... Mercantelli 3. I've enjoyed meeting so many of you and getting your thoughts and feedback. So tonight we'll be taking time throughout the show to hear directly from disponibile al lancio su Xbox Game Pass. We are thrilled tonight to show our fans the lineup of great games we've been creating just for you, including the premiere of some exciting games. No, comunque niente, il discorso è esattamente quello, ci siamo divertiti un sacco e non vediamo l'ora di farvi vedere i nostri prodotti. Esatto. Saranno battaglie. Sì. Comunque io dopo credo che mi guarderò anche il PC Gaming Show a caso. Non so, questo è tipo 40 minuti. Sì, esatto. 2 ore di gap. Inizia alle 4 PC Gaming Show, se non sbaglio. Alle 4:30. Zitto che c'è Bete. Ma questo è lo stronzo di... Sì, è quello di Fallout 76. Di Fallout 76? Sì. Ho detto free to play, nice, a posto. No, adesso se ne esce con... Facciamo un sacco di aggiornamenti! Esatto. An incredibly exciting year at Bethesda Game Studios. Mi piace quello che lui sia molto citato rispetto all'anno scorso. Sì, è vero. È solo fatto fallire il franchise di Fallout. Actually, over the last year... We've had over 60 million players in our games, our most ever. And it's all of you. Guardatelo, vi prego. It's all of you. È fantastico. Abbiamo un sacco di giocatori, però, no, ma fanculo. Fallout 76. Attenzione. Cos'è che ha detto? Io non ho capito. Vai, vai, dillo che è free. Ho capito, solo Fallout 76. Sì, ha detto che stanno sviluppando tantissimo anche grazie alla community. Bella sopra gli hacker. Praticamente sta dicendo che per loro il... But the team kept working on it and you kept playing it. Guardatelo quanto è fiero. Sì, ha detto che il team ci sta continuando a lavorare anche grazie alla community, continua a cercare di giocarci in perterrita, non si fa fermare da niente, esattamente come il team, renderà un gioco Non si fa fermare dal fatto che il gioco sia un flop finanziario. Ma io sento, è potato da me, vedi un po' di vivo. Sì, probabile, però non so quanto chissà. Sistema. Ma in realtà non sono io, mi sa. And we have a lot more in store this year for Fallout 76, but first, our latest game, The Elder Scrolls Blades, is in early access. Dovrebbe it became our second straight number one mobile game after Fallout Blades Shelter. Parlano di Blades prima di un altro Skyrim, quindi dai. Io voglio le scommesse alla SNAI, dove le sono quest'anno. Project leader Craig Lafferty and art director Matt Carafano. Yeah, no, si sente ancora l'ego di tutto. Cos'è che hanno fatto? Non si sente anche il live l'ego. Chi è sto qui? L'assistente vocale Google. Scusa? Thanks, Todd. It's great to be here at E3. Ma no, scusate, mica andava con Alexa Blades. As someone who's worked on the Elder Scrolls for 20 years, it's been incredible to bring this world to life. Skyrim, Alexa. Ah, è vero, Skyrim. We still love lo fanno, l'assistente Google lo fanno quest'anno. Dai. Dai. Almeno lo potrei giocare col telefono senza scaricare l'app commerciale di Amazon.
Stai scherzando, ora sarebbe un grosso progresso, addirittura. An all new custom jewelry system and a brand new Dragon Quest line. Nuovo Dragon Quest. Wow, ci sono i draghi, che sono affascinanti, bla bla bla. No, cos'è che ho detto? Non ho capito. Sapete che non ho capito cosa ha detto? Ha detto, ci sono i draghi, wow, e le tre più affascinanti, bla 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 bla. Porca puttana. Oh sì, no, mi ha messo su Switch sta Luigi. Roba. Ma vi prego, ma vi prego. Cos'è Blades? Sì, Blades su Switch. Vai, ma è così. Aspettiamo. Ma comunque io vorrei Giuseppe, dai, Ruffa metti, e le compagni sono morti. Anche su Alexa, ma Skyrim. No, ma aspettiamo il gameplay comunque. Allora, ragazzi, se fanno un porting dalla versione mobile, io credo che compro Switch solo per giocare Blades. Guardate questo qui, raga! Questo qui è tipo, ma che cazzo sto vedendo? Quello lì era tipo, ok. Wow! Ma è un gioco mobile, come lo metti su una console? No, ma sai che cosa? Io sto per dire, adesso metterò Blades anche su Alexa. Se non fosse che Skyrim per Alexa è già Blades. Vero. Crossplay e cross progression. È esattamente quello che volevamo dalla conferenza Bethesda. Hanno parlato per 30 secondi, Cozzetta, 30 secondi. Ma cosa hanno detto di quello che stanno facendo? Niente, hanno semplicemente detto quello che ripeto anche sui forum. Siamo felici di continuare a sviluppare tramite la cosa che dicevi, Gio. Ha ringraziato, non va niente altro. Ah, yeah. Quello sta... Com'è che si prende queste tre chimene? Jeff and Tom to tell you what's coming to Fallout 76. Ma basta, ma continuano a switchare tra Fallout 76 e Blades. Oh, no, ok, allora aspetta, c'è speranza. C'è ancora speranza che dicano qualcosa di utile. Secondo me c'è anche Franca da qualche parte. Hi, I'm project leader Jeff Gardner. Guarda, già solo che non ne sta parlando Heinz, ha messa benissimo. Sì, infatti. On behalf of everyone at Bethesda Game Studios, mi prego, ma il tizio sinistra è fierissimo. Stuck with us. And help shape the world of Fallout 76. Media Sophia. Absolutely. It's incredible what the game has become. Ma con lui non sente caldo. How much you've loved this year's update so far. Cioè, ma canottiera, camicia. Cioè, quello lì è Michael di GTA 5 dopo che ha mangiato troppo. La sinistra. We've also been working on our biggest update yet. It's called Wastelanders. And it will fundamentally change the game. Lo ritenete un gioco decente? Oddio sì, sarà tipo Real Reborn. Che praticamente ha detto che sarà. Praticamente ha detto che sarà quello che è stato a Real Reborn per Final Fantasy XIV. Ah, aggiustiamo tutto. Lasciandolo comunque una merda in ambito generale, però aggiustiamo tutto. Ma cosa faceva ad andare Born? È praticamente stato un DLC che ha preso un gioco che era completamente sfasciato alla radice, l'ha rinnovato completamente come se fosse tutta un'altra cosa e l'ha fatto praticamente almeno funzionare. Ah, ok. Diciamo che praticamente... Aspetta! Ma era un NPC? Sì. No, un MMORPG. Oddio, sì. Hanno aggiunto gli NPC. Oddio, sono accorti che servono. Non ci credo mai. Che cazzo è sta roba? E niente. Nice. Wow. Newman SPC return.
New map. New main quest. Choices. Wastelanders. Free update, ok. Free update. Sì, sì, free update assolutamente. Non vorrei dire, ma farlo pagare mi farebbe un pochino schifo. Raga, volete che vi aggiustiamo il gioco? Sono 25. Oddio, se lo faceva la IEA. Effettivamente. Full quest line, new rewards, and as you saw, full dialogue trees. Eh? This is a long story we're telling. Year 1 was about the vault doors opening and all of you settling the wasteland. Year 2 is about non hai visto percezione intimidire. No, ora già c'era. Sono c'era in una serie. It's up to you to choose how to handle the consequences. The Wastelanders update is coming this fall and will be free for all Fallout 76 players. Sì, però noi vogliamo Fallout 76. Cioè, fammi capire, tu puoi decidere, come negli altri Fallout, l'esito che avrà una quest e vivere con quella conseguenza. Quindi metti che ci sono due abissi che si vogliono uccidere, tu ti schieri con uno, vivi con la conseguenza che l'altro è morto. E qui stiamo parlando delle basi di qualunque... Oh, sì, ragazzi, la free trial per settimana. Oh, comunque la spanna di più ovunque, dai. Free questo, free quell'altro, free su, free... No, però io magari me la faccio. Non ce l'hanno free. Hanno appena annunciato un DLC che promette di aggiustarlo. Non lo daranno. Yeah, promette. No, ragazzi, è un bel gioco, promettiamo. Preordinatelo, vai. Yeah, probabilmente se comunque il gioco continua ad andare malaccio, magari sì, però... Comunque quello che volevo dire era... Currently, there is no overseer. Prendi quello. Che cazzo è sta roba? Fallout 5? A caso? No, è ancora presto. Ma sapete che tipo sembra che annuncino Fallout 5 o roba del genere per sopperire al disastro? No, 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 è presto. Lo so, ma tipo... È tipo un hub, mi pare. Sì, rimettono tipo il volto come hub. Battle Royale, vai! Vai così! Oddio, no, è vero, una Battle Royale. È vero. No, ti prego, no. È una palese Battle Royale. Hai così. No, dai, raga, Battle Royale su quella 76, no. Adesso, come si dice? Basix. Hai presente che c'è tipo questo progetto segreto di... No, ascoltami. È presente il progetto segreto di Arkane Studios? Dishonored sì. Battle Royale? No, Daniele, butto la mia edizione limitata di Dishonored 2. Io butto sia quella del 1 che quella del 2. Non farò stronzo. Alla me a sto punto. No, cazzo vuoi? Tu quell'anno mi regalasti... No, Dishonored 2 con l'anello, pezzo di merda. Partecipaste alla colletta? Vi prego, vi prego. L'anello. Tu non partecipassi a quella colletta, io. Yeah. Tu facessi a parte, non mi ricordo che... Facciamo entrambi, ho fatto, coglione. Ah, cazzo. Tra il tuo allungo la mia edizione, ripetate che sono Com'è che era la cheat? Ciò di cui, ciò che non ci meritiamo ma di cui abbiamo bisogno. Il Battle Royale di Arkane Studios. Oh, se fanno un Battle Royale... Magari la fan decente. Dishonored, no, ti prego, non ci pensa neanche. No, non c'è niente di un cazzo. Ritraia Nuclear Winter Sneak Peek. Aspetta, si sono appena rimangiati la notizia di prima. Che sneak peek sarebbe? Anticipazione. Tipo quello, tipo quello di Dragon Ball che faceva Andrea, no? Era l'espansione di Dragon Ball però prima. Attenzione, vediamo cosa mettono ora. No, si sono appena rimangiati una notizia, hanno appena detto che Free Trial passa ad essere Free Trial, la Free Trial Plus We get to represent hundreds of passionate developers
across four studio locations in North America, working on aspettate. Yes. Oh, no, ha detto free trial questo. Quindi il pagamento vuol dire. And of course, Elder Scrolls 6. Tutto quello che stanno annunciando adesso sarà roba gratuita. Per chi possiede Fallout 76. Esatto. Però sto chiedendo una cosa. Visto che parleranno di Youngblood, la mia domanda è... Youngblood sarà effettivamente un DLC gratuito o anche uno stand-alone? No, stand-alone dovrebbe. Tra l'altro Youngblood è sviluppato a metà da Arkane Studios. E quindi la mia domanda rimane ancora peggio. Quello è una specie di multi strano su qualche cazzo era che dovevano mettere. No, Youngblood, allora ti spiego. Youngblood è praticamente Wolfenstein ma con le, cioè, no, con le meccaniche quello, di quello di Prey, alla fine lo misero l'anno scorso. Quello di Prey lo misero ma tipo è morto esattamente appena l'hanno messo. Tango Game Wars. Ok, no, sì sì, ma Youngblood è una cosa anzi molto carina che non vedo l'ora. Ma ha detto Yagami. Non ne ho idea. Ah, Mikami. Ah no, Mikami. Shinji Mikami. I'd like to start by putting my team in Tokyo. It's Monday morning. Sai su cazzo di Mega Shinji. But they are watching. Mina hozaimasu. Kyou majime ni yaru yo. Aspetta che mi sto impegnando a cercare che cazzo sto di fermati. Tonight. Ti giuro c'ho un accento che non capisco un cazzo. Next game from Tango. Salute. Ghostwire Tokyo. Che cazzo è? Citato il Rebel Spontaneo di Tango, nice. Cazzo è? Ok, niente, sta dicendo che fanno... che il suo studio ha fatto un IP. Sì, è citato di dire che questo studio loro ha fatto un IP che si chiama Ghostwire. And the great city of a supernatural evil. I think... You are part of no more enemy? Paranormal enemy. To tell you more about Ghostwire Tokyo... Daniele, ecco. Here is the creative director at Tango. Ma non credo che bello così tanto. Nakamura. Abbasserò un altro po' la sensibilità del mio microfono, ma... Yes. Wow! Yeah! Wow! So many people! La tizia. Wow! Ah. Thank you! Arigato. 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 In caso abbasso un altro po' la sensibilità. Ma adesso lo dico detto che mi fa male da picchiare. Io non ho parlato un cazzo di inglese, però io ora farei il mio meglio per parlare la vostra lingua. Ha letteralmente detto questo, eh? Sì, sì, lo so, lo so. Sono io razzista. Ha testualmente detto questo. Ti piace il film? Hai visto? Ti sparano. era con lui quello di... cioè, lui questo collo è quello di cui vi ha detto. Guarda, ma sembra strafigo sto costo, era, eh? Cioè, dallo schermo dietro sembra strafigo. Sembra strano cose, ancora non hanno detto un cazzo. Sembra Cyberpunk. No, ma questo gioco è ambientato in Tokyo. Si chiama Ghost... Coso Go Tokyo si chiama. Sì, lo so. Però guardate, sembra figo con la schermata là dietro. Cioè, non abbiamo visto un cazzo, ma Day One, cioè... Scusa? Aspetta. And survivors that each have their story. Ci rendiamo conto che stiamo seguendo con più interesse Bethesda di Microsoft? Sì, no, perché stai cercando di capire che cazzo stai visto, che sì, lo spiccio una parola di inglese e sta cercando di spiegarti un videogioco. Che quella tizia, che quella tizia. Mi sembra qualcosa tipo prototype, mi sembra. Sì, sembra. Guarda, io ti rispondo con una cosa. Adesso inizia a fare il ballo di Fortnite. Qualcosa per farci capire di che cazzo stiamo parlando, per non darti la mia opinione al riguardo. Thank you. Raga, ma che cazzo è? Oh, mio Dio. No, questo è Resident Evil. Ma questo è il Tokyo. Eh sì, ma nel senso, guarda, questo è esattamente l'intro di Resident Evil 3. Ma sembra una cosa figa? Cioè, non si sa cos'è. Game Engine? Eh? Questa è engine di gioco? Sì? No, non penso. Oh. Sì, 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 è in Game Engine. Cioè, pre-renderizzato, ma è engine? Sì, sì. Qui è Thanos che ha schioccato le dita, raga. Attenzione, Thanos continua a schioccare le dita. Schioccate due volte. Cos'è successo? Oh, ma guarda cosa ti è costato? Thanos, tutto. Basta.
Thanos? Sì. Volevi fare una nuova IP? Che cosa ti è costato tutto? Thanos, basta! Però il doggo c'è, però. Okay. No, c'è un po' di gente, c'è un po' di gente. Raga, ma Bethesda Software Kit ha caricato tutto il video completo? Ma cioè... Cosa? L'ha caricato ora il video, il trailer completo Bethesda Software Kit. Cosa? Nice, il tizio di Mirenic, ci sta, nice. A posto. Ah, i gigli. Oh! The Ring, ok. Ma quella è la quella lì era il Genji di Overwatch, vai. Raga, ma questo... Ma quello è Occhio di Falco? Yeah. No, quello lì è il tizio di Ripstalker, quello era. Quel mostro in alto. No, questo è l'arcione. Yeah, quindi quel mostro. E poi riguardatelo. Oh. È un... Top. Raga, questo gioco... Questo gioco è ambientato dopo Endgame. Comunque, vaffanculo, mi è crashata la live. Ma quanto cazzo mi è piaciuta la risposta dell'engine a luci, colore, eccetera. Vero. Aveva un impatto... Ma vaffanculo, la pubblicità! Che cazzo è? No, non è la pubblicità. Siamo circa a metà conferenza, quindi adesso ci tocca all'altra metà. La gente in chat, e questo è colpa di Thanos, Anzon Minimal. No, comunque ragazzi, adesso già quello preordino. Ramen più Thanos. Rip Doggo. No, questo gioco mi ispira veramente tanto, però. Cazzo di palle, queste parti, sì, sì, io sono tutto contento del fatto che comunque ci facciano mettere facce, che dicono quanto sono contenti, ma... Tipo questo qua. Sì, contentissimo, il tizio campionato, contentissimo. Sono visibilmente uccisi dal loro lavoro di sviluppatore, visibilmente. City that you go to in Somerset. It was amazing. Mi stanno cercando, guarda questo sta. And then you could go, which was wild. Ah, proprio. vi prego, cliccate sotto sulle Arnmore, vi prego. guardate la pagina. Si apre una pagina vuota bruttissima, picciata. Love the dragons, got it a dragon. You take down a dragon, you can definitely take down any illness. Don't ever stop adding dragons to your game. Da questo qui è fatto, ragazzi, che fattissimo quello con la camicia mia. Yeah, assolutamente. Mecha dragons. Amo i draghi, anche amo i draghi. Yo, wait, a chi tocca il nuovo Dragon Age in caso? Non so. Ubisoft? No, credo Square. Square? Credo Square, non credo che non c'è. Gioco, c'è altra cosa. Che cosa? Ubisoft è troppo più personale. Dragon Age ce l'ha Ubisoft. Ma chi è? È di Ubisoft. Ubisoft è la Mass Effect, ce l'ha. Sì, che quell'anno... No, allora lei è. Thank you everyone. Wow, thank you. Oh yeah, non mi ricordo. Aspetta, controllo. Questo è... Walter, questo è Alex Yu. Zenimax! È vero, yeah. Oh, raga, Zenimax sono gli studi che danno... che hanno dentro anche Arcane. Se annunciano qualcosa, lo annunciano qua. No, Arcane che annuncia con Bethesda, sì. And of course, dragons. Ma lo dici qua intendiamo adesso o durante questa conferenza? Eh? No, mo Zenimax perché c'è una Discord online. Sì, sì, ma dico più tardi. Io vado un attimo a staccarmi l'orecchio. In caso gli lascio uno spazio. Sì, sì, credo che gli lascino tipo l'ultimo spazio. Vedi, ragazzi, abbiamo finito. Grazie, Cyberpunk. Thank you for making it so extraordinary adventure it is today. The past year has been a huge success for ESO. More Game of the Year awards, millions more players have joined. Il problema è che anche di mai presento detto ecco, perfetto, iniziamo bene come tutti gli anni, tutte cose, poi invece ci ha preso schiaffi in una maniera assurda la conferenza di Microsoft. Sì, è peccato se Bethesda però. Infatti qua invece è quello che l'anno scorso, ragazzi, vuoi giocare a Elder Scrolls dal frigorifero? Ma l'anno scorso se devi il cringe della conferenza stessa,
Spoiler, non è un troll. Che poi non funzionò mai. L'anno scorso annunciarono anche Cristo sceso in terra, che poi della roba annunciata fece cacare tutto quanto. È un altro discorso. Però in 40 minuti fecero una fracca di annunci. Come fece cacare tutto. When we announced Season of the Dragon, we kicked it off by showing you a video about how dragons were unleashed on Elsewhere. And we ended with a cliffhanger. Now, I'm really excited to show you what happens next. Check out. Ma guardate l'ombra dietro, vi prego, che si ritorna dei draghi, le creature. Vedi? Vediamo un trailer figo per dei draghi. Ma il trailer di ce l'hanno già fatto vedere 80 volte sta cosa. Sì, questo infatti. Qua su YouTube è già uscito 25 volte. Cioè su tipo come pubblicità di YouTube, intendo. Madonna, mi fa male cane l'orecchio, ti giuro. C'è tipo la parte dietro. Vabbè, se non ci penso spero passi. Anche perché sto spaccando le cuffie a furia di tirarle per il grattante, per bagnarmelo. Niente cose. I draghi. Guarda quanto belli i draghi. Si vede che non è Skyrim. A Skyrim già era morto a prendere in città un drago. Vero. Sì, si mettevano contro i cittadini con le gli esce il cazzo di Fabbro che lo va a prendere a piccone tra poco. Madonna. Poi ti muore e ricomincio a giocare a capo. Ma anch'io voglio essere un gatto. Oh sì. The Kajit. The Anisniftif. Sì. Questa è invece una cosa brutta, che a differenza del coso di prima, qua non è neanche lontanamente engine. Vero. È solo CG. Sì, vabbè, Reaper. Yeah, ok, yeah, L3, poi gli deve spawnare in testa, se non gli spawna in testa non sono contento. Che cosa? Cosa? Ah, Dark Souls, ok. Ok, no no, questo raga, questo è il meme di Pokémon, vi ricordate il meme di Pokémon Smeraldo contro Rubino? No. Vale. Scusa, ecco, quello in cui il team che doveva catturare Groudon diceva allora ragazzi il piano è questo, mettiamo i cappoloni là, facciamo 25 gradi ovest, 25... Mentre il team che doveva catturare Kyogre era tipo You see the fish? I'm gonna wrestle with it. Questo è uguale. È uscito il cazzo di Leech e gli ha detto You see the dragon? I'm gonna wrestle with it. Ma lol. E che cazzo gli... Cioè... Il cazzo di Kajit che ruggisce in faccia al drago. Cioè... Che Ruffaella, sei vivo? Game, questa cosa quanto sarebbe carina, perché la scena è stata... E invece in game, anche solo in Skyrim, la scena sarebbe tipo... Meow. Esatto, lì c'è. Cioè, il drago ti lascia sta per pietà, manco. Praticamente, cioè, Bethesda spende più per fare i teaser dell'espansione di Test Online che per sviluppare Test Online. Ma da quanto che va avanti? 2-3 minuti di CG? Ma sì, tra l'altro spende più per realizzare i teaser che per fare Test Online vero e proprio. Yeah? No, ma Test Online ha un budget di merda in realtà. Ok, no, no, è l'Hobbit. Ah, una beccata al cuore. È l'Hobbit. L'Hobbit! Uguale! Ci hanno preso la CG, hanno chiesto in prestito la CG dell'Hobbit e hanno cambiato modello. Cioè, è il visto. No, comunque ragazzi, non va bene. Attenzione. Non va bene perché? È solo il sangue di drago può uccidere i draghi. Tu sei l'unico che può ucciderli. No, tu sei l'unico che può assorbirne le anime. No, no, può ucciderlo, voglio pure. Infatti vedi che è scappato, tutti continuando. Probabilmente ci sarà qualche sangue di drago che andrà alla stipare. No, no, sì, no, quello altro è uno, era. In piedi.
È quello lì col computer che si fa i cazzi right, suoi. Another cliffhanger. Culo. You may have recognized the return of Sai Saman, the legendary Redguard sword. Ah, ho capito. Ah, Bethesda. Ok, aspettiamo un'ora. Anche io voglio andare alle 3 per stare col computer a farmi i cazzini su Facebook. Quello gli hanno detto, quello gli hanno detto, vai a sentire la conferenza e fare reportage. Sì. Sfortanate. Santrope ci vedevo alle conferenze. Ah, hanno annunciato due insieme. Wait, wait, wait. Ezio ancora non esce. Che cazzo è Dragon? Late Summer? Ma che cazzo? Che cazzo di risultati hanno appena dato? Cioè, allora, ma esce Elsewhere, a fine estate esce quell'altro, ma finché non esce ci sta il dungeon, la versione dungeon crawler di Death Online. Dai, 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 annuncia pure il quarto DLC, dai, fallo, fallo, so che stai per farlo. Ti prego, annuncia anche un quarto DLC, per favore. Comunque, lui è Alexiu. Oh, isn't the only one of the Zenimax? Oi, hai sentito? Oh, several other project di cui uno se lo facciamo stasera. Comunque questo qui è palesemente Alexiu, io lo dirò fino alla morte. Vabbè. Vabbè, questa ride come un'autistica, cazzo. And now for something completely different. Sì. Questo qui è? Vediamo se sotto viene fuori. A classic Saturday morning cartoon in free to play mobile game form. Ma ok, non ti interessa. Lizza che sultava a casa perché ha bisogno di una donna uscire. Non ci interessa, un cartone mobile game gratis. Schiffiamo, schiffiamo. Ci rendiamo conto che per parlare di un DLC ne hanno annunciati letteralmente altri due. Sì. Di cui uno praticamente è un backup. Perché ho detto, ragazzi, adesso esce Elsewhere, a fine estate esce Dragonhold, e mentre aspettate Dragonhold, non giocate a Elsewhere mentre aspettate Dragonhold, giocate a Skatebreaker, che è la versione con i dungeon. Praticamente. Ma cos'è sta roba? Ma poi perché è un mobile game? Perché poteva essere stato un gioco, però sembra più carino di quello che dovrebbe vero? Essere. Ma è un mobile game? Cioè io l'avrei fatto per PC o per Xbox, cioè non per... No, alla Samsung, cioè alla Samsung personale. Comunque hanno detto che hanno che Zenimax ha molti giochi da annunciare, quindi... Ma Zenimax è un gruppo, capite? Che vedi i sottosviluppatori che cazzo fanno? Vabbè, quello è vero. Quindi cosa ti serve? Che ne? Zenimax Studio in sé ha fatto quello. Chi è che l'ha creato? Non lo so. No, l'ha detto mo. Ego Commander Keen protected Earth. All of us at Zenimax Online Studios want to give a really big thanks to our friends at Life is Strange 2. Sì, tesoro, ma è un gioco. È un gioco mobile. È un gioco mobile. C'è un bambino che si fa le pippe mentali su come proteggere l'universo. Io non l'ho mai visto, Life is Strange, cioè non l'ho mai giocato. Ma quello cosa faceva col dito? Quello che? C'era uno che stava facendo roba strana col dito. Meet Billy. And Billy. Twin geniuses who follow in their famous father's footsteps. Dimmi che anche il prossimo si chiama Billy. The new commanders are of course funny and powerful, but the game is also full of enemies, allies, and some really bad bad guys. The twins build wacky gadgets. Ho visto il gameplay, ha smesso di interessarmi. Che cazzo è un drag and drop gadgets to summon allies, attack enemies. Se lo facciamo uno scorrimento laterale poteva essere un gioco molto figo per PC. Diavolo sia. No! Gio, non ti abbiamo detto la cosa più bella della conferenza Microsoft. È vero? Pop cosa? Gears Pop? Sì, Gears of War Pop. Clash Royale. Clash Royale con i personaggi di Gears. Clash Royale covering shooting Gears of War Pop. With other players in battle mode. A real time lui è morto through an alien landscape where you can control checkpoints and claim the flag to gain ultimate victory.
Sono io e un Brawlhalla punta e clicca. È un Brawlhalla punta e clicca per mobile, quindi non mi interessa. Hai peggiorato un sei riuscito a dire una cosa che è riuscito a peggiorare una situazione già brutta di suo. Esatto. Cazzo, ma potevano farlo, cioè, per PC e farlo un gioco a scorrimento laterale nella Cuphead? Porca troia, ci stava veramente tanto per come l'hanno presentato. Come l'hanno presentato. Ma che cazzo applaudite, figa? Quelli lì se ne vogliono andare, quelli se ne stanno palesemente andando. Quello lì se ne è palesemente andato. Per channel. L'altro giorno stavo discutendo con Giorgio sul meme che fanno su queste cose, tipo, appunto, se tu mi dici un Brawlhalla punta e clicca, no, un Brawlhalla punta e clicca però mobile, che peggiora la situazione, no? Sì. Però lui c'era da vedere una serie TV, no? Aspetta, una roba. Stai facendo uno spippolo su Fallout Shelter oppure la menzionate e basta? Sì. Ho già radinato, basta, via. Vabbè, sta facendo spippoli, vado a pisciare. Dimmi se c'è qualcosa di interessante. Ti stavo spiegando, vabbè, vaffanculo. Legends è un gioco divertente, ok? Ragazzi, Legends è ancora vivo. PlayStation. Yeah, ma infatti Legends è ancora vivo, what the fuck? Sulla Play no. Play solo per l'orologio, mi pare. Quanto brutto, cosa? È che mi sa che la Play non c'è il cross, mi sa che c'è sulla Play. Non c'è sulla Play. Aspetta. Probabilmente lo annunciamo adesso. No, io non vedevo un trailer così cringe da Age, il gioco di calcio coi dadi. Yeah, ok, Age. Nice. Questo trailer è Age. Ma quello lì è il tizio di coso, di NBC Man. No. Che yeah, assomiglia molto. Vabbè. Il tizio cattivo. Cazzo. Perché c'è un granchio gigante? Quel granchio in CG quanto stona, miseria santa. Cazzo è bello. Non c'aveva i colori sfasati. Una ragazza, ovviamente. Che altro se no? Bethesda è il politica, dico. Mo è la tizia che gli sta a fianco al tavolino. Che yeah, ovviamente, non è che non è diventa riconosciuta. È così che diventa il trailer di Gwent. Ecco, l'ha riconosciuta. Era sfasato anche la... Oh mio Dio! La... Mannaggia il cazzo! Sì! Age! Questo trailer è Age! Per chi non sapesse che cos'è Age, recuperasse! Basta, ma la smettono? See, dragons. Ma sta Daniel? Eh? È vivo? No, ci sei? Che è successo? Oh, Dragons! Dragons! Hanno fatto... Ti ricordi Age, il gioco di carte, di calcio? Sì. Oh, il trailer di questo qua era uguale. Era quello. PC, Mac, che bello. You can head over to quello che ti volevo dire, no? Sui meme, questo di peggiorare le cose aggiungendo caratteri alla frase, no? Sì. L'altra volta, per meme, perché poi alla fine, quanto pare la serie era anche carina, però c'è Giorgio che mi propone di vedere una serie TV, no? Ehi, sei... E mi fa, è una serie TV giapponese, live action, originale Netflix, con Final Fantasy XIV. Che poi alla fine a quanto pare era anche carino, però ti rendi conto il meme aggiungendo ogni volta un punto extra a dover mi è appena crashata la live. Raga, mi è crashata la live. Ah, ma che poi mi hanno detto, chi è che mi stava a dire che Rage era brutto in culo il 2? No, Rage è bellissimo, solo che dura 5 minuti. No, il 2. Sì, il 2 dico. Dura 5 minuti, letteralmente. Oh, ma hanno detto che è abbastanza brutto. No, è molto bello, solo che, te l'ho detto, dura letteralmente 10 minuti. Ma questo da quando è Pileshop il secondo? Praticamente. Hai visto, lì, che credita, punto a fuoco. Sì, anche molto più corto.
A Bioshock è Bethesda. Eh? Cosa? Bioshock. Ah, ma Bioshock. Ti pare? Sì? No, Bioshock, dai. No, 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 hanno, saga, hanno detto che la saga era chiusa. Gli sviluppatori hanno cambiato completamente mestiere. Ah, John Wick, no, raga, no. Film e basta, trilogia. No, ragazzi, ragazzi. Yeah, un hai... conto è annunciare un terzo film Volte. E poi decidere di lasciare più spazio a quel film per poi fare anche un quarto, che è meglio. Ascolta una roba. Chiudere una saga e... perché c'è Manhattan? Ascolta una roba, è un DLC. DLC è uscito ieri e fanno esatto. DLC. Va bene, Bethesda. Non credevo che fossi d'accordo con la EA su certe cose. Credo che durerà di più questo del gioco del normale. Gioco stesso, sì, a sto punto, da quello che mi hai detto. Comunque ti stavo dicendo, beh, tipo Far Cry di New Dawn che dura più di Far Cry 5. Dura? Più di Far Cry 5. Comunque ti stavo dicendo, Walter. Aspetta, il punto di Far Cry 5 è che tu puoi letteralmente prendere, spawnare e andare a fare la quest finale. Sì, lo sai so, dove andare a trovare. Lo so. Cioè. Ah, però. Comunque, dicevi? Walter, ti stavo dicendo. Non mi ricordo cosa ti stavo dicendo. Ah, sì! Che probabilmente non mi ricordo a che conferenza annunciano Bioshock 4. L'hanno detto gli sviluppatori. Ma gli sviluppatori stanno facendo un altro lavoro. È un rumor che viene dagli sviluppatori, What the fuck? Li hanno rimessi insieme? Sì, Hello everyone. Sì. Of course. Liberating America from the Nazi. Sì, giuro, non sto scherzando. 2, the new Colossus. Cerca Bioshock 4 su Google, entro la fine del 2020 dovrebbe uscire. Non mi interessa cercare Bioshock, voglio sapere chi cazzo è l'IP. Di chi cazzo sono le cose di Bioshock? Devono parlare di dove... Ah, vabbè, sì. Non ho capito cosa hai detto. Di chi sono le IP di Bioshock? With Wolfenstein, Cyberpilot, il VR, sì, prego, cazzo, non è del VR. Questo voglio vederlo tantissimo, in realtà. Questo è tipo visuale da un tall boy. Ma che roba. What? È pronto? Ha detto che esce a luglio. Hanno fatto prima ad annunciare e fare questo che noi Youngblood. Youngblood l'hanno detto da più di un anno, ancora non si sa letteralmente un cazzo. Guarda che questo l'hanno annunciato. Questo l'hanno annunciato insieme a Youngblood. No, questo l'hanno sì. No, no, l'ho visto insieme. Cioè l'hanno annunciato Cyberpilot e Youngblood scorse tre. Ma sai qual è la cosa che mi piace di meno di Youngblood? Vabbè, il fatto, vabbè, sono due gemelle figlie dell'ex protagonista e quant'altro. Il fatto che... Non facciamo spoiler. Hai presente Wolfenstein 2? Sì, l'ho finito, quindi per spoiler. Tu in realtà la guerra già avevi preso una buona piega in Wolfenstein, mi segui? Cioè il remake di Wolfenstein. Sì. In Wolfenstein 2, diciamo, chiudi l'arco. Circa. E invece fallisci. Youngblood significa che tu non hai risolto un cazzo. Esattamente. E che la guerra la stanno ancora a vincere loro. Esattamente. Sputtana così tanto tutto quanto Old Blood, New Colossus. Ma sai che sembra che annunceranno anche un Wolfenstein 3? E con chi? Non lo so, sempre con Blazkowicz, immagino. E che cazzo fai indietro nel tempo rispetto a Youngblood? No, dopo Youngblood. Ma Youngblood è... Oppure prima di Youngblood. Quello non era già andato, queste sono tipo le figlie già cresciute. Infatti, oppure prima di Youngblood. Che cazzo, oddio, lui vecchio che va direttamente a chiudere la questione. Potrebbe essere. Comunque tipo Youngblood io me lo compro per Cell Day One. Lo preordino, mi sa. Perché mi ispira un botto, essendo che ha sviluppato Mega Arcane. E Bioshock, wait. Quando c'era lui. Esatto. Quando c'era lui, più che altro. Ma quanto cazzo mi ho coda vecchio? Come Jonathan. Era lui, vero? No, quella era... Non era Jonathan, era Joseph. Era Blazko, Quello lì vecchiotto di prima era Blazko? Sì.
Ah, ok. Pensavo avessi detto che era un altro personaggio. Questo gioco coop sarà qualcosa di molto divertente. Sì, lo so. Infatti ce lo dobbiamo comprare assolutamente. Che brutta. Te lo compri te, Walt. Perché faccio male se col funerale quella? Non lo so, ma io userò. Io so che userò la tizia sinistra, quella con i capelli scuri. Perché la bionda ha i capelli corti, mi dà fastidio le donne con i capelli corti. E allora usa quell'altra, così vedi, dalla tua visuale vedi quell'altra, perché se usi quella con i capelli lunghi dopo ti costringe a vedere il tuo compagno sempre con i capelli lunghi. Hai ragione anche te. Cioè, Daniele fa questo geniale. Vabbè, il tuo compagno lo uccidi, non devi vederlo. Esatto. No, beh, vedi, c'ha la maschera, quindi in realtà. Ma perché esplodono? Perché Wolfenstein? Esatto. Ti fai domande su Wolfenstein? Oh, quanto di... quella testa esplosa del nazista mi è piaciuto un sacco. Yeah, 26 giugno? Cioè luglio? Sì, ok, fantastico. Scusa? Ma io me lo compro Wolfenstein Youngblood, mi ispira un fratto. Assolutamente. Te lo compri anche te? Wolfenstein Youngblood releases on PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, venite così. And PC è in Google Stadia. Ah sì, Google Stadia. Aspetta, Nintendo Switch? Sì. Dove è il primo solo in streaming? Non ho capito. Ma non ha detto, Google Stadia. Ma allora Google ha mentito sulla presenza di Youngblood su Stadia. Io ti ricordo quello che so di Giorgio pure prima. Ti ricordo che hanno ritrattato tutto quanto? Sì, lo so. Ti ricordo che sono passati da sì, sì, giochiamo come ti pare, dove ti pare, mi dovete comprare giochi e quant'altro. Sai quante IP avranno perso? Immagino. Oh, zitto! Arcane! Zitto! C'è Arcane! Allora, io c'è Arcane! C'è Arcane! Allora, non è... coso. Ma, aspetta, vediamo. La pelata. Arcane Lion. Non può essere. Non può essere perché vi sono le dead Arcane. No, ma a parte quello, non può essere di Sonored perché io non posso strillare. Non può essere di Sonored perché hanno sputtanato tutto con la morte delle esterne e Billy Larkin che viaggia nel tempo. Ma io ti ripeto che se tu fai il finale caotico di Corvoil 2, sai quanto cazzo di spazio hai per sì, fare una voglia. Se fai il finale nel quale Corvo diventa il cazzo di imperatore perché ha letteralmente ucciso chiunque altro potrebbe sederci sopra, perché ammazzi anche quel bastardo deficiente. Zitto, cos'è sta roba? Quello dietro è... Un altro Prey? È Prey. Aia. Prey for Prey 2? No, è... coso? È VIP Fit. VIP Fit? Ma non è un IP di Arcane. A me pare quello. Aspetta, no, forse è quello lì! Nel futuro. Prey? Tutto automa. Tutto automa. No, Prey. Tutti quanti automa. Che cazzo era? Tutti quanti automa? Nome. Adesso vediamo, zitti. Che zitti, raga, zitti, per favore. Giorgio c'ha ste genialate che mo vediamo che cazzo. Zitti tutti, vi prego. Sembra un po' WP2, Ma finisce che il DLC lo fa l'Arcane. Esatto. Ma non è vero, comunque hanno detto che lo fanno fare agli sviluppatori. No, no, ma non so cosa sia, ma è fighissimo. Fetish per Arcane Rises. Sì, assolutamente. Day One anche questo. Comunque no, vaffanculo, bel shock è della today. Purpose is on this island. And I can't let this go on any longer. Che cazzo era? The more days I repeat, the longer that I'm out here, the more certain I am of what I have to do. Ah, ok, that's all, è multiplayer online magari. The only way to break Battle Royale. No, Battle Royale no, ma secondo me è gioco online alla fine. Cioè, sembra, essendo che ci sono più PC, però non credo, cioè. Sembra una nuova IP completa. Sì. I poteri di Dishonored. Però tecnologici sto giro. Eh? Però sto giro con la tecnologia. Esatto, no, minchia, sembra veramente figo. C'era un 3, 2.
ci facessero vedere qualcosa davvero del gioco, potrei... Bello. From the studio that produced Dishonored. Ovviamente con quel pezzo. Io questo lo compro. Questo lo compro. Ah, certo. No, ma quel ciccione random era felicissimo. Deathloop combines a mind-bending story with meticulously designed levels and of course arcane signature gameplay that lets you approach every situation. Ah, prende, ha descritto Dishonored. Quel nero. Ah, ha descritto Dishonored. Cioè, non so, hai sentito che ha descritto Dishonored. Cos'è che ha detto? Ha detto che Deathloop sarà caratterizzato da una storia molto intricata che sarà un piacere seguirla. Un design dei livelli fatto da Dio come solo loro sanno fare. E il gameplay tipico di un gioco dell'Arcane. Quindi Dishonored. Ha appena descritto Dishonored. Io lo pubblico su Dishonored Italia. It's also pretty fucking true. Ah, un gruppo nel quale effettivamente dovrei iniziare a tornare a farmi fare vivo. Devo finire di tradurre un paio di fumetti. Merci beaucoup. Thank you very much. Ma non hanno detto un cazzo praticamente. No, hanno letteralmente descritto Dishonored e hanno fatto vedere un teaser. Ancora. Basta. Deathloop.com basta, non esiste. Cazzo è, sempre. It's definitely very confidence building. It's brought me out of my shell and stopped being an introvert. I could like be. Dopo lo guardiamo in italiano insieme il trailer, perché è uscito su Bethesda Italia. Talented people in my group that I've only known as a character. Io sono in grado come la merda il fatto che stanno esagerando lo so. Vero. Ma vai più dell'Arcane, ma quando vedi. La conferenza è arrivata un'ora, dai. Fascinated by elements of war, playing these games just kind of put me out of the worry and the stress. È ufficialmente 20 minuti up rispetto a quelle degli ultimi tre. And I told myself I wasn't going to be there anymore. And so now the only dark places that I'm allowed to go are in dungeons and ESO. Ma ha sempre avuto un sacco di spazio per la stella notte. It's nice to be able to sit down and play these games and feel accepted for who I am. It's really nice to see that their storyline has some sort of. Oh mio Dio, l'ha detto davvero. Cos'è che ha detto? Ragazzi, c'è una tizia. No, no, c'è una tizia che ha testualmente detto: facendo parte della comunità LGBT è bello vivere in uno studio dove mi posso sedere a una scrivania e giocare ai giochi sentendomi che sono davvero. Ok. Nice. No, no, no. Ok, Bethesda, hai perso tanti. Quando c'era lui, questo non succedeva. These fantastic worlds and telling these stories. Io devo ancora andare a cercare il tizio che ha fatto un'orgia nel locale lesbico. I'm James Altman, director of publishing at Bethesda. Tu la sai quella, Daniele? No. Un tizio in Inghilterra, un giorno tizio maschio, si presenta in un locale per sole lesbiche e convince tutte quante a fare un'orgia di gruppo. Madonna. Come? Lo sa solo lui, si è appagato qualche fata malefica per farsi mettere la scrivioratore di Skyrim nella vita reale. Perché io quello che vorrei davvero in un momento del genere è incontrarlo, sedermici a tavolino e dire: io non voglio emularti o riprodurre le tue gesta. Che cazzo hai detto? Sei entrato... E che cosa? Entri tu un uomo in un locale per lesbiche e dici cosa per convincerle a fare un orgio? Altro Doom. No, che cos'è? No, cos'è? Una libreria di vecchi giochi, roba nuova? Che cazzo stanno facendo? Non lo so, ragazzi. Cioè, dopo l'annuncio di Deathloop, io posso morire felice. Con le mod. No, tu devi arrivare a scoprire tutto il nuovo continente di Dishonored. Cazzo, ma quanto sarebbe vero Dishonored 3 tutto nel continente di Pandition? Comunque io ho formulato... grande quel continente per esplorare. Sappi una cosa, se riescono a fare un gioco che esplora praticamente l'intero continente, sono due le cose. O lo fanno open world e quindi cambiano completamente la meccanica di Dishonored e fanno tipo Elder Scrolls 3, che il mondo è gigantesco e la meccanica è diversa.
comunque io ho formulato una teoria. E se il continente di Pandissian fosse l'oblio? Perché tipo in sia in Dishonored 1 che in DLC, perché sia in Dishonored 1 che in DLC tutti i documenti che parlano di Pandissian parlano delle balene che hanno attaccato, di balene volanti che hanno attaccato le barche, e di balene sia volanti che balene sotterranee, comunque balene che hanno tenuto lontani i viaggiatori. E tra queste si sono, hanno visto delle balene volanti. E in Death of Outsider, quando sei nell'oblio, vedi balene volanti. Quindi le vedi anche in nel 2 quando sì, è no, la so, della so. Strega. Cazzo vuol dire? Lei, quella è comunque l'oblio. Cioè, secondo me ci potrebbe stare come svolta, diciamo così. Magari un pezzo di Pandissian è contaminato dall'oblio ed è oblio praticamente. Da quanto ne sai tu, potrebbe semplicemente essere tipo Cristoforo Colombo che sbaglia a fa il giro e crede di stare in India. Vabbè, e loro sì. Come arrivano sulle coste di Pandissia, al posto di arrivare sulla costa giusta, mentre arrivano c'è uno squarcio nel mondo, c'è una faglia che riversa una parte dell'oblio nel mondo corrompendo quella parte. Potrebbe essere. Che cazzo è sto Orion? Stanno parlando di un gigantesco servizio di streaming barra di libreria online. Ma io non sto capendo, te lo giuro. Praticamente stanno dicendo che hanno messo una fracca di giochi con quelle vecchie glorie insieme a qualcos'altro dentro qualcosa. Dentro questo Orion. Cacchio, hanno detto che si chiama. Questo è il logo di BlueStacks. Il logo di BlueStacks. No, è vero. Solo viola. And Orion Vero. Reduces the cost of streaming for players. Hey, vuoi giocare? For publishers. Yeah, man. So it won't matter if your friends and family are sucking up all the bandwidth. Comunque a sto punto ci guardiamo anche la PC Gaming Show. Da che pensiamo? Beh, oddio, è fuori ora. No, è fra mezz'ora. Quando finisce questa attacca quella. Eh sì. Questa finirà alle 4, quella lì attacca alle 4. Gamer, è la developer digital, PC Gamer è alle 19. Ah sì sì, dicevo developer digital. Perché potrebbero annunciarlo lì effettivamente Bioshock, volendo. Agli indie. Ma potrebbe essere. Gli indie. Al massimo a PC Gamer con la 2K, con l'AMD che presenta. Ah beh, è vero, è vero. Let's see. Cazzo, è vero? Ho capito che c'è dietro, ho capito che c'è dietro Hangar 13, però c'è la 2K. Ce la guardiamo AMD e company? I'd like to introduce Shale Williams, tech specialist from id Software, 19, who is showing you just that. Cioè, AMD me lo vorrei guardare, anche PC Gaming Show a sto punto. No, dico, vedi il cazzo di mobile device. Che cazzo è? Perché c'è Doom su mobile? Mi sono perso un pezzo. Loro? Oh, una gigantesca libreria beh, minchia ci sta, cazzo. Se quello fosse Eternal e non Doom 1. Madonna. Quella lì che sta giocando. Ah, quella che sta giocando col telefono è quella che sta provando Riot. For free, all you need to do is join the Doom Slayers Club by registering at slayersclub.com tonight. Giuro che io non ho capito cosa ha detto. Diranno più cose di pensino. Immagino. Everybody could use a little more Doom in their lives. Niente, deathloop.com. Ok, ha caricato. And we'll see you in hell. Tra l'altro Doom 2 non lo stanno facendo vedere per un cazzo. Mi sa che chiudono con quello. Ma hanno appena detto ci vediamo all'inferno. Ma sono parte del cazzo. Ecco, cioè, yeah. Chiamato Doom, davvero. Si è uscito. Boh, non so chi si è uscito, ok. Ah, dai. Vabbè, lo guardo dopo Deathloop, pure me lo metto sul secondo schermo. Cosa? Deathloop. Comunque, allora, Electronic Arts, developer digital alle 4, alle 4, alle 4. E te l'ho detto? Ah. Hai fatto già? Non mi sono bloccato io che fanno sto nero nei trailer. Sto nero? In realtà lo bloccano blu nero e parlano e basta, riparte nero. Scusa, ehi. Dai la caccia ai bersagli sull'isola. Dai la caccia? Ai bersagli sull'isola.
per porre fine al ciclo una volta per tutte, e se Deathloop fosse qualcosa legato a qualche altra IP? Perché già Prey e Dishonored sappiamo che sono collegati. E se fosse collegato anche questo? Beh, Prey e Dishonored sono collegati, sì. Appunto. E probabilmente creeranno un multiverso molto molto. Probabile. Abbiamo appena visto un po' di roba di Doom Eternal, che non sono solo città distrutte come l'anno scorso. Ah, non è già uscito solo questo qua. No. Nice, ok. PC Gaming... Allora, per domani, PC Gaming Show alle 19. Oh, domani sicuro Ubisoft. Domani sicuro Ubisoft. Ubisoft alle 22. Sì. Ubisoft è da vedere. Square Enix alle 3 la mattina. Sì. Square Enix ce la guardiamo anche. Scusate, ma domani facciamo Rush? Perché finisce Ubisoft, inizia MD. Finisce MD, inizia Square Enix. Allora, lunedì alle 21 Ubisoft. A mezzanotte MD. Qui dice 21. A mezzanotte MD. Alle 3 Square Enix. Manda il link, manda il link. Square Enix alle 3. Un po' sul telefono. Never seen before in Doom. From heaven to hell. Vabbè, però facciamo la Rush. Ubisoft MD Square. Facciamo la Rush, è buona. Alle 24 MD, sì. No, alle 24 dell'11. Però... Sì, alle 24, cioè del 0000. No. Alle 24 dell'11 vuol dire... No, mi sa che è tra una notte e l'altra. Tra il 10 e l'11 vuol dire. Esatto. Yeah, perché sul sito... No, però aspetta, però non è detto 24, non 00, quindi... Anche perché sul sito c'è scritto dopo Nintendo. Yeah, è 24, non è 00. Mandami il link poi. Mandami su WhatsApp. Li vedo su WhatsApp. And in Doom Eternal, the game always has something that's new to throw at you, even deep into the campaign. Let's take a look. Ah no, c'è roba da vedere. Vabbè, mentre fanno vedere questo gioco che mi interessa relativamente, vado a picciare. Cosa? Sono tipo troppo emozionato per... Se è lontano, io non so lontano. È tipo il primo del sex. Okay. Quanti dash in volo, miseria santa. Ah, transizioni a me. Perché forse non sono un fan, ma a me non mi spiega per niente la questione. Room è un tipo di sparatutto molto del tipo ti piace quel tipo di sparatutto, nel senso mi piace di sparatutto, gioco di Room, rivedo che tu faccia parte della sua fanbase. It's so important to us at id Software that every aspect of the game has real meaning to you, the player. Every enemy is different. Every weapon has a purpose, and every decision you make really counts. The only path to victory in Doom Eternal is to aggressively control the fight, with amazing agility, powerful guns, and critical resources. That's right, I'll tell you, we absolutely can't wait for you to play it. And some of you won't have to wait too long. If you are lucky enough to be in the room tonight... You'll have a chance to play it immediately following the show. And for those not here, but at E3 this week, we'll have Doom Eternal playable in the Bethesda booth all week. Yeah. But enough talk. Let's see how it all comes together. And why? Quindi alla fine sei riuscito a trovare. Oh. Ma da dov'è? Da che sito l'hai visto? Dal software.
come tutti gli anni, con sordo è sempre il primo che riesce a mettere una lista decente delle cose che inventa. Ma c'è anche la conferenza di Netflix martedì. La vediamo? Eh? Comunque no, confermo. MD. Poi c'è Square alle 3. E poi c'è... Eh? Ma i ragazzi non vi, cioè, vi sento pianissimo. Alzano il volume. Aspettate. Ok, basic skills. Ma dove cazzo sta partendo l'audio? Ma vaffanculo da multiplayer. Ma perché è uscito basic? Ah no, eccolo. Dicevo, da multiplayer basic, c'è la conferenza del Veloper Digital adesso. Poi c'è PC Gaming Show domani alle 19, Ubisoft alle 22, AMD a mezzanotte, come dicevo io, Square alle 3, Direct e Netflix. Ah, Netflix alle 18 del martedì. Che deve fare Netflix? Non lo so, io lo voglio vedere per curiosità, Netflix. Provi il gioco. Alle 3. Beh, guarda che loro sembra che vogliono presentare un servizio di streaming, eh. Uno, sì, servizi di streaming. Due, quello che ti ho detto, già, noi seguiamo le conferenze pre-expo, ma noi seguiamo solo quelle dei videogame, ma non sono le uniche conferenze che fanno prima dell'expo. Ci sono molte conferenze che fanno prima dell'expo. Poi vi ricordo che l'expo parte 11 martedì. Martedì 11 AMD. Finisce. No, e io dico l'expo come fiera. Apre l'11 e finisce il 14. Queste sono le press conference pre-expo. E noi seguiamo quelle. Quindi che Netflix faccia una conferenza pre-expo non vuol dire che debba per forza. Ma questo mostro, quel mostro lì dentro questo qua, esce la coda, esce. No, il tech lens esce. Ok, questo. Quindi dopo ci guardiamo anche le developer digital. Io che quello di Ratchet & Clank esce da Room, io adesso me li ricordo i primi. Ragazzi, ci guardiamo anche le developer digital after this. Ma non ne ho idea. Noia. Non ne ho idea. Ma io me la guarderei sinceramente. Tanto a sto punto. Io personalmente non sono mai stato troppo per developer digital. Ma sì, ma lo guardiamo. Cioè io lo guarderei semplicemente perché sono le 4, almeno diamo copertura totale praticamente. E fine. Yeah. Tanto Ian abbiamo parlato prima di Microsoft. Abbiamo visto Microsoft. Abbiamo visto Bethesda. Sì, vabbè. Abbiamo visto developer. Vedremo PC Game. Cioè, abbiamo visto. Vedremo developer stasera, domani PC Gamer, Ubisoft, MD. Cioè, a sto punto diamo la cosa completa. Cos'è sto mostro? Mettendo il digitale. Ah, hardcore gameplay o stanno facendo qualcosa? Comunque è la terza fase di gameplay che fanno vedere oggi di Eterno. Sì. Sì, comunque è finita sta conferenza, anche se inizierà Developer Digital, voglio rivedere quel trailer in italiano. Tu, chi è morto? Non dico. Of what you're going to play this week at E3. Yeah. But I bet a lot of you are wondering, when do we get to play Doom Eternal at our home? Well, ah, non c'è il canale di Developer Digital. Not quite tomorrow. Però c'è il canale Twitch in cui trasmettono le tre. Doom Eternal will release on November 22nd. Allora fanculo, lo guardiamo lì. Oh, 22 novembre? Dai, ci sta.
L'ultimo giorno dello scorpione. We're very excited about that, and we've got something really special for Doom fans. An amazing collector's edition we're really proud of. Yeah. Io mi preparo già dietro il video di Deathloop. Amazing collector edition we are proud of. You can wear that thing. Oh, si stanno freebootando da soli. Perché? Si stanno freebootando da soli. Un altro casco indossabile. Ah, era lo stesso del primo Doom, eh? No, qui fa un 76. Alright, well we've got one more thing we know that you've been waiting to hear about. Our totally new Doom multiplayer experience. Ah. We call it Battle. Ah, ci serviva. E non abbiamo altra cosa a dire, una battle, mondo multiplayer. Yeah. Serviva. Edit to share this with you. La gente era così tanto in hype. Ma per questo? Take on one fully loaded player in a fight to the death. Ragazzi, guardate. This is a first person demon strategy versus Slayer skill. You know, we can't wait because we know you'll love the different play styles of the various demons. Because each has unique movement, attacks, and abilities. They can even spawn AI demons to control the battlefield and help you take down the Slayer. It's strategic, competitive, and it's a ton okay, of fun. Cioè, and we can't wait to share more details with you this year at QuakeCon. That's right, a lot more to share at QuakeCon. But before we go, we do want to take a first look at Doom Eternal's new multiplayer. On behalf of our amazing team at id in Dallas and Frankfurt, Germany, we want to thank you all so much for your support. Thanks, everyone. Thank you. Aiuto. Va bene. Fight. Vale tanto aperte la gente. Cos'è quella roba là in alto? Che UI è bruttissima. Che UI è bruttissima, Aspetta, cioè, è un full loaded ammo, nel senso che c'hai tutto quello che ti pare, contro due mostri. Ok, non so come reagire a tutto questo. Joe? Abbiamo perso Joe. No, è qua. Sì, ti sento io. No, è lui ritardato allora. Sì. Ma dimmi qualcosa che non sapevo già. Oh, lo sento. Sì. Molta fuffa, mi pare. Alla fine il Warrior è più sbilanciato dei mostri. Dipende che mostri gli danno, cosa? Basta Pitense, vi prego. Sì, con Punk non ha detto niente di brutto su Flot quest'anno, dagli ancora 5 minuti. And for everyone at our studios around the globe that have worked so hard in the great games you've seen tonight, we say thank you. Okay. 2019 marks 25 years of fun della saga Fallout. Mi fa male dentro. At QuakeCon this summer, we're adding a whole host of panels and activities dedicated to Doom, which we call DoomCon. Ok, cioè grazie. Hai sprecato 15 cazzo di minuti per farci vedere tre fazioni di gameplay. Go to Bethesda.net. Ha detto Doomcom e mi si è bloccato da me, nice. If you hear at E3 this week, we'll have hands on. No, hai laggato un attimo anche qui, però cioè, hanno speso 15 minuti per farci vedere tre sezioni di gameplay identiche. Uno non si è ben capito che cazzo è uno contro due, Evolve spostati perché che cazzo sta succedendo. Tante chiacchiere inutili che si concludono con ma tanto faremo un com apposta e ne parleremo meglio. Esatto. Vaffanculo! Io avrei preferito vedere di più la fine di Arcane. Sì, vabbè, sta roba la possiamo anche skippare malissimo. Intanto apro direttamente Twitch/Twitch. Sì, ma credo che con questo dovrebbero star chiudendo, cioè nel senso. Sì, credo di sì. E ora Basics, sei d'accordo di vedere
il nuovo trailer di Deathloop in italiano. Mando il link su generale o ti basta vedere che diavolo vuole fare, perché magari rimango mezzo sintonizzato, perché magari se ne escono qualche sorpresa dell'ultimo istante. Fammi sapere. Impossibile però. Io voglio far vedere invece il trailer di Deathloop in italiano e chiuderò con il finale di Deathloop e poi tanto riparto la live tra 5 minuti per i 18. Credo che abbiamo perso Giorgio, però probabile. Basta, mi si è già bloccato. Vediamo un po'. Sentiamo in italiano cosa dice questa trailer. Parte un doppiaggio fatto male. Questo posto non è un paradiso. Sì, vabbè, lagga. È una prigione. Sì, quanto lagga però. No, è inguardabile. È inguardabile. Fantastico. Lo guardo da Edge. No, ti giuro, lagga veramente un fracco. Ma credo sia il mio PC, non credo. È effettivamente finito. Tra l'altro la soundtrack che c'è mi ricorda un misto tra quella di Prey, cioè di Dishonored 2 e di Avengers Endgame. Questo posto non è un paradiso. Cioè questa qui è letteralmente la soundtrack di Dishonored 2, l'inizio del trailer. Qui siamo in trappola. Liberi. In questo infinito, eterno ciclo. Ma sai che io cioè non ci ho capito un cazzo di questo teaser. È figo, ma non ho capito cosa sia sto gioco. Ma qualsiasi cosa sia è fighissima. Credo ci sia tipo due personaggi, uno buono e uno cattivo. È su quest'isola. E non permetterò che continui. Più i giorni si ripetono. Più a lungo resto qui. Parlate? E più sono sicuro. Di quello che devo fare. No, ok, vi sento. Il solo modo di proteggere il ciclo. Il solo modo di spezzare il ciclo. È ucciderti. Ah, praticamente il personaggio nero è cattivo e quella bianca è buona. Sembra almeno così. Non può essere. Che poi in realtà sono entrambi neri, quindi lol. Allora ok. Però l'uomo allora sembra cattivo e la donna sembra buona. Però perde sempre l'uomo purtroppo. Questo è sessismo, pezzi di merda. È il mio alleato. Contro gli uomini. Dai, lettori di Dishonored è incollato così sulla pellicola. Io? Ok, stavo dicendo. Non ti ho più sentito per un attimo, bro. Tutto a posto.